Yumi, sono Jeremy. Devi venire alla fabbrica subito. Il super scanner ha appena rilevato un attacco di Xana. Mi sa che stavolta sono guai seri. Perché? Sembra assurdo, ma ci sono ben 5 torri attivate. Ho un gran brutto presentimento, ragazzi. Io non mi agiterei tanto, Einstein. Sistemeremo tutto alla velocità della luce. Ho fatto più in fretta che ho potuto. Ma che... Ah, eccovi qui. Finalmente vi stavo aspettando. Xana, chiude a chiave la porta, ma lascia aperta la finestra. Ma mi scusi, signore, mi può spiegare che cosa ci fa lei al mio computer? Sto disattivando le torri, perché? Intende dire senza andare agli occhi. Certamente. Ma potrebbe almeno dirci chi è? Chi sono? Come, non l'avete capito? Sono Franz Hopper. Proprio io, quello che ha creato Lyoko e Xana, ovviamente. Peccato che ne abbia perso il controllo. Il programma che ho ideato era pensato con il solo scopo di contrastare un progetto militare, incentrato su un sistema multiagente. Ma, mi scusi, e io allora? Ti ho creata perché tu fossi la guardiana di Lyoko. Ma certo non avrei mai immaginato di incontrarti un giorno in carne e ossa. E si può sapere dove è stato in tutti questi anni, se non è un segreto? Beh, diciamo che ero una specie di prigioniero, ma alla fine sono fuggito. E adesso che succede? Dobbiamo distruggere Xana una volta per tutte. Ci piacerebbe davvero tanto, ma Xana ha infettato Aelita con un virus e se spegniamo il supercomputer, si spegnerà anche Aelita. Ma noi riusciremo a trovare l'antivirus. Sarebbe stupendo, ma in che modo? Beh, ragazzo, è per questo che mi trovo qui, per aiutarvi. Hopper è così paterno. Del resto è come se io fossi sua figlia. È stato lui a crearmi. In effetti è così. Io voglio bene a mio padre, anche se certamente non è un genio. Ma questo Franz Hopper in compenso è un mega genio. Già, beh, vado a dormire, ci vediamo. Ok, buonanotte. Notte, Jeremy. Jeremy, sono io. Franz. Ah no, sono papà. Lo sai perché ti chiamo? Buon compleanno, figliolo. Buon compleanno, Einstein. Senti, tua madre è preoccupata per te. Dovresti chiamarci più spesso. Hai poi pensato alla scuola per studenti di talento? Sì, come no. Ok, papà, va bene. Senti, ora devo proprio andare. Sono arrivati i miei amici. Ci sentiamo più tardi. Tieni, un pensierino. Cosa stai aspettando? Avanti, apri. Wow, è stupendo. Bello, eh? E l'ho disegnato tutto a memoria. Immagina lo sforzo che ha dovuto fare, poverino. Vi ringrazio, amici. Ehi, perché adesso non andiamo tutti alla fabbrica? Non vedo l'ora di rivedere Franz. Hai usato lo scanner per virtualizzare gli esseri umani? Beh, sì. È l'unico modo che conosciamo per disattivare le torri agli occhi. Il processo di virtualizzazione non era ancora pronto per quello. È una procedura molto pericolosa, con gravi effetti collaterali. Come ad esempio? La degenerazione cellulare. Odd sembra a posto. Anche Ulrich. E invece Yumi. Oh no! Non può essere! No, non posso crederci. È una cosa terribile. Bravo, Einstein. Il dottor Schrank trapianta arti animali negli esseri umani. Ma non è niente in confronto a quello che fai tu. Io non l'avrei mai immaginato. Mi dispiace davvero. Ti dispiace, eh?
Questo certo non l'aiuterà a guarire. Io mio. No, lasciami in pace, Jeremy. Ho bisogno di starmene un po' da sola. Vieni con me, Ulrich. Ci deve essere un modo per curare Yumi. Ma se non abbiamo neanche idea di che cosa abbia. Troverò una soluzione, ve lo prometto. Non ti sembra di aver fatto già abbastanza danni? Che cosa vorresti dire? Che è stata colpa mia? Che voi non c'entrate niente? Sei tu il cervellone del gruppo, vero Einstein? Lo sai, Ulrich, se non fosse per gli scanner io non sarei qui. Yumi, cara, va tutto bene? Scusa, non ho molto appetito stasera. Ulrich, ti amo! Hiroki! Vado a letto. Ecco, lo sapevo, c'è dentro fino al collo. Dentro cosa? Dentro la crisi adolescenziale. Sì, pronto. Yumi, sono Franz. Ho delle ottime notizie da darvi. Avvisa anche gli altri. Vi aspetto domattina presto alla fabbrica. D'accordo, ci saremo. Ho scoperto come programmare l'antivirus che libererà Evita. Mi mancano solo i dati del settore 5 e poi è fatta. Fantastico! Andiamo a prenderli! Non avevi detto che gli scanner erano pericolosi da usare? Se vogliamo arrivare al settore 5, questa è l'unica scelta. Sarà la nostra missione finale. Speriamo. Io cosa dovrei fare? Potresti tenerti in disparte, tanto per iniziare. Finitela con questa storia. Adesso sembra che sia tutta colpa mia. Dopotutto, se non ricordo male, il supercomputer lo abbiamo riacceso tutti quanti. Può anche darsi, ma chi ha giocato all'apprendista stregone sei soltanto tu. Tu hai messo a rischio la vita dei tuoi amici. Tu hai permesso a Xana di distruggere il mio diario. Molto bene, messaggio ricevuto. Jeremy! Jeremy, aspetta! Ok, procediamo. Pronto? Sono io, papà, come promesso. Jeremy! Ti ricordi la scuola per studenti di talento di cui mi hai parlato? Sì. Ci voglio andare. Ti va di venire a prendermi? Quando? Prima possibile. Ok, domani sono lì. Grazie, papà, ci vediamo allora. Ciao. Trasferimento Ulrich. Trasferimento Yumi. Trasferimento Ott. Scanner Yumi. Scanner Ulrich. Scanner Ott. Virtualizzazione. Siamo arrivati direttamente al numero 5. Ma certo, c'è un accesso diretto. Il trasportatore non era aggiornato. Forte. Tu hai permesso a Xana di distruggere il mio diario. Il diario di Franz Hoppe? Come faceva a sapere che il diario è stato distrutto? Forse scopriremo chi è il misterioso proprietario dell'Ermitage. È tutto criptato, devo decodificarlo. Tu hai permesso a Xana di distruggere il mio diario. Lo sapeva, Franz Hopper lo sapeva. Xana ti sta controllando. Eh? Ha distrutto tutti i CD di Franz Hopper. Deve avere avuto un problema con i suoi appunti. Tu hai permesso a Xana di distruggere il mio diario. È Xana. Punto alla rovescia iniziato. Ripulite che poi vi mando a Evita. D'accordo.
mi va bene ripulire, ma qui c'è bisogno di un insetticida super potente. Nessun problema, vi ho programmato delle nuove armi. Non ci vedo niente di nuovo in realtà. Frecce autoguidate! Voglio altri creeper! Non preoccuparti, Odie, il gioco non è ancora concluso. C'è ancora una bella sorpresa che vi aspetta. Aelita, pronta per la virtualizzazione? Sì, certo. Cosa? Oh. Ci siamo. Trasferimento a Aelita. Scanner. Virtualizzazione. Sotto controllo. Jeremy, che cosa ci fai qui? Vengo a vedere come te la cavi, Xana. Ti ho scoperto. Sei molto astuto, Jeremy, ma arrivi tardi. Vinci chi ne fa fuori di più, ci state? Sì! Ma che succede? Franz! Qualcosa non va! Via di qui, presto! Ho l'impressione che siamo stati ingannati. I tuoi amici sono nei guai. Ho sistemato tutto in modo che non si possano più rimaterializzare. Niente più punti vita. E quindi, bye bye. E adesso, pronti per il gran finale. E adesso? C'è una sola cosa da fare. Franz, dacci una mano! No, non è Franz. È Xana. Eh? Che sia questa la sorpresa? Thank you.
ammetti la tua sconfitta, Jeremy. La mia. La tua, vorrai dire. Mm? Questo che cosa significa? Una trappola, forse? No! 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 Mi sono sempre chiesta come sarebbe finita. Ora lo so. Siamo spacciati. No! Non può essere. Avanti, non essere così pessimista. Jeremy. Già, sono tornato. Coraggio, ricominciamo. C'è niente di meglio dei miei vecchi attrezzi. Che ne sarà di Ulrich? Tranquilla, ho riprogrammato la materializzazione in tempo. È qui con noi. Sei pronta, Elita? Sì, Jeremy. Ora dobbiamo solo disattivare la torre. Vi sto mandando Elita. Virtualizzazione. Elita, sto inserendo il codice Scipio. Disattiva la torre, svelta, non c'è tempo! Presto! Jeremy è nei guai! Oh no, Jeremy! Elita! Resisti, amico! No! Tranquillo, amico, ce l'hai fatta, è tutto a posto. Era una trappola di Xana. E poi ho anche controllato il tuo bioschema durante la fase di rimaterializzazione. E non c'è la minima traccia di alterazione, sta tranquilla. Ah, che sollievo. Mi aveva fatto prendere un bello spavento quel Franz Hopper. Quel falso Franz Hopper. Quello vero è ancora agli occhi da qualche parte? Chi è? Allora, sei pronto? Su, andiamo. No, aspetta, le cose sono un po' cambiate.
Vieni, lascia che ti spieghi. Sicuro di averci pensato bene? Sì, papà. Mi spiace di averti fatto venire fin qui per niente, scusa. Non preoccuparti, figliolo. Però non scordarti di telefonare più spesso. Te lo prometto. Ehi, cos'è questa storia? Dov'è che saresti dovuto andare? No, niente. Tuo padre sembra un tipo davvero gentile, lo sai? Hai ragione, lo adoro. Per me è un genio. Tale padre, tale figlio, appunto. Ha 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 ha!